Della prima alla Scala di Milano se ne parla per settimane intere, ma della prima all'Opera di Roma, zero carbonella. Ci avete invidia da Scala? Poco poco. Che ci avemo de meno de Milano? Noi che abbiamo di più. Siamo più caldi. Ah, è vero. Dicono che a Milano ci stanno quelli più belli che a Roma. Non è possibile. No. Ma non è possibile. Sì. Un'altra coppia milanese ci fa una pippa, eh? Due, infatti non forse. Siamo milanesi. Piacere, Enrico. Renata Cozza. Renata? Cozza. Cozza. Signora Cozza, cosa abbiamo di meno dei milanesi? La Scala è il teatro più importante al mondo. Però noi che ci avevamo? Ci puzza qualcosa? Io. Signora Cozza, da dove arriva lei? Milano. Guardate che eleganza. Famo sempre la figura dei peragottari noi a Roma. Ma che gli devo dire? Giovanni Alessandro, tanti auguri, ma te pare? Mio cugino. Vabbè, ma sti cazzi. Chi era quello che è entrato adesso? Non so. A D'Artagnan. Ah no, scusi. No, m'ero sbagliato. Io mi chiamo Graziella. Ma chi siete? Grazia. Quindi, Graziella. Che te sei messa la coperta addosso? Piacere. Che è, Cincillà? No. Che è? Coniglio. Veramente è coniglio? Sì. Ma a Milano mica se lo metterebbero mai in coniglio. Qui siamo a Roma. Che scarpe da ginnastica. Ha visto? Ti piace? Ma a Milano non avrebbero mai fatto entrare la Scala. Io infatti perché non sto a Milano? Sto a Roma. Capito, ma potremmo farsi riconoscere sempre. Io sono amica di De Niro. No, ma sono perché? Di Robert De Niro. Ma che cazzo sta a dire? Guarda, quando viene a Roma, un sacco di foto. Se viene a far servizio. Una foto con DiCaprio pure. No, ma io volevo. Vabbè, perché ci ha fatto una foto, amico tuo. No, perché qualsiasi cosa si fa a Roma, ci stai sempre di mezzo. Sicuro. Perché? Ma c'è niente da fare dalla mattina alla sera. È come il Colosseo, ormai sono un pezzo di antiquariato. Si vede. Arenatino! Eccoci qua. Ammazza, passano l'anni e siamo sempre più brutti. Rosanna Cancellieri! Oh. Ma che cazzo te fine hai fatta? Perché? Ma non te vedo più. Perché non guardi il teatro? Perché non guardi? Buonasera, che è un pacco di Natale che hai gambe? Tutti sti gatti dove ha presi? Li ho presi al foro. Gli aveva dato da mangiare lei ai gatti? No. Buonasera signora, e il collo ha gonfiato con la pompa. Che coppia fantastica. La frocio. Con chi ho l'onore di parlare? Io sono Maria Luca Etani. La contessa? Sì. Ammazza, una contessa vera. Se lui chi è, il conte? No, il chauffeur. Un chauffeur. Il chauffeur. Gli porta il cavallo. Buonasera. Buonasera. E chi è la cocchiera di Dracula? Io sono Maria Pia Ruspoli. Ruspoli? Ah, sì, è una marchesa, no? No. Lei non è informato sull'araldica. Contessa? No, principessa, prego. Ah, principessa, sto cazzo. Io pensavo, mamma mia, una principessa vera. A Scala di Milano quando avete mai vista una principessa? Ah, principessa, mi dia una mano e mi fa male il menisco. Che ci manca a noi a Roma? Una sindaca che sappia amministrare la città. Mo si sta a lamentare per quattro sorci. A Virgì, ti posso dar braccio? Grazie. Senti, come se avessi accettato. A Virgì, hai visto, i milanesi dicono sempre che la Scala è meglio dell'Opera. Mo per quattro cinghiali e tre sorci ci danno rompi i coglioni per tutta la vita. Che potremmo fare? Teatro dell'Opera questa sera sta avendo una prima molto importante. È meglio di quella della Scala, diciamoglielo. Okay. Abbiamo anche noi le nostre soddisfazioni. Ma c'è che c'è avuto un infarto dentro. Veramente? Adesso è successo un casino. Sta di là. Come sta? Ah sì, sta meglio, molto meglio. Ma ce la fai a passare? No, perché c'è sta il coso lì. Che c'è? C'è il motorino. Il motorino? E non lo vedi? Te sposta il motorino! Scusa, lascia stare, faccio il tiro di là. Ma non era ora di andarsene a letto invece di venire al Teatro dell'Opera? Ma come sono d'accordo?